Buongiorno Davide. Buongiorno, bentrovati. Penuria di cartacei, di quotidiani oggi, perché ieri era il primo maggio, ma insomma Davide ha trovato spunti di riflessione e argomentazione da Il Foglio, che ha un editoriale nel quale si argomenta sul sistema fiscale europeo con la Merkel, che propone di adottare in UE uguali criteri, e il titolo è "Per un sistema fiscale meno demenziale". Che ne pensi, Davide? Sì, il Foglio è l'unico giornale che, sebbene in edizione digitale, oggi esce come quotidiano, come giornale, e ha questo editoriale a pagina 3 che introduce una riflessione molto interessante. I dati in qualche modo li conosciamo, però sono così sbalorditivi, ne abbiamo già parlato, sono così sbalorditivi che ve li riassumo. Ora, tenete presente che in Italia gli italiani che presentano una dichiarazione di redditi sono più o meno la metà. Di questa metà, il 23,9%, quindi praticamente il 24%, dichiara, cioè paga di IRPEF zero, perché dice non guadagno niente o addirittura ci rimetto. Il 20% sta fra i 7.500 e i 15.000 euro, cioè significa che il 44% di quelli che presentano la dichiarazione dei redditi, che sono già la metà degli italiani, dichiara di guadagnare meno di 15.000 euro lordi l'anno. Il 35% si colloca fra i 15.000 e i 29.000 euro e versa all'erario il 56% del gettito. E poi c'è questo clamoroso pezzo, cioè la gente che sta al 4% della popolazione globale italiana, che dichiara più di 50.000 euro lordi l'anno. Non mi dite che sono ricchi, ma che siamo ricchi, perché diciamo c'è un limite a tutto. Il 4% dichiara più di 50.000 euro lordi l'anno e paga il 40%, cioè il 4% paga il 40% del gettito IRPEF. Ora, questi sono i dati che conosciamo. Considerato che le famiglie italiane hanno il patrimonio più alto d'Europa, che il nostro patrimonio privato è un terzo più grosso, più forte, più ricco di quello tedesco, la considerazione del Foglio, che trovo perfettamente pertinente, è l'Italia il paradiso fiscale d'Europa. Cioè quello che noi naturalmente è un paradiso fiscale per chi aggira le norme, perché per chi paga, chi è onesto, è un inferno fiscale, ma per tutti gli altri è un paradiso fiscale. E quindi conclude il Foglio, e condivido, quando il governo tedesco dice sì, va bene, facciamo cassa comune, ma magari dotiamoci anche di una politica fiscale comune, ha ragione. Davide Giacalone, allora c'è un altro argomento che troviamo sui siti e sulle home page, riguarda la capitale della Lituania, Vilnius, che per contrastare coronavirus e aprire a questa fase 2 ha deciso di diventare un bar a cielo aperto. Verrebbe da dire, peccato che non ci si può muovere, perché altrimenti quella poteva essere la meta per un bel weekend. Ah sì, appunto, e viene anche un po' di stizza, Barbara, sai perché? Perché sono giorni che qua diciamo, sì, in qualche modo bisogna pur ripartire, certo ci sono dei pericoli, naturalmente con la ripartenza purtroppo aumenteranno i contagi, però non è che si può stare fermi, del resto corriamo già dei rischi per fare la spesa quando vai a comprare le cose, bisogna anche correrne per lavorare, per riprendersi. Per quel che riguarda un'attività, una filiera importante, che è quella della ristorazione, che è legata alla filiera del turismo, noi in Italia abbiamo mandato per anni i vigili urbani a controllare che non mettessero un tavolino in più sul marciapiede. Ecco, da adesso dobbiamo mandare i vigili urbani a spiegargli che devono occupare tutta la piazza. Perché è bene che aprano, perché è bene che potersi sedere, prendere un aperitivo o un caffè. Questo deve essere fatto in distanze di sicurezza. Non si può fare a distanze di sicurezza dentro locali, lo faremo fuori, perché siamo in Italia, abbiamo un bel clima. Oh, lo hanno fatto in Lituania. Tra l'altro la foto che trovate, l'ho trovata sul sito del Corriere, ovviamente essendo diciamo all'imbrunire, non è proprio sera, essendo all'imbrunire ci sono le stufe, perché fa freddino ancora da quelle parti. Ora, noi abbiamo un clima diverso, si potrebbe fare alla lituana, perché cioè, che è paradossale, perché la loro piazza è un'imitazione di quello che è la socialità italiana. Ecco, in questo caso prendiamo esempio all'incontrario.
Allora, andiamo sulla home page della Stampa, troviamo questa notizia. Fincantieri realizzerà le fregate di nuova generazione per la Marina Militare Americana e si è aggiudicata praticamente Fincantieri la gara da sola, vincendo contro gli altri cantieri navali statunitensi. È significativo, secondo me, Davide, il titolo che ne fa Repubblica, sempre nell'edizione digitale: il nuovo mondo di Fincantieri, dagli ordini americani la speranza di evitare la crisi. Che ne pensi? Fincantieri è un pezzo dell'eccellenza italiana, la cantieristica è sempre stata un punto di forza italiana, ma il fatto che la sia sempre stata significa niente, perché ci vuole poco a perdere queste eccellenze. Basta perdersi un turno, un giro di innovazione tecnologica. La guida di Fincantieri nelle mani di Bono è una delle cose che viene dal passato. Con tutto il rispetto, Bono è un ragazzino, però insomma c'è un ragazzino con una sua età e con una sua storia, è una delle cose eccellenti che viene dalla profondità del passato recente italiano e che ha fatto proiettarsi nel futuro al meglio. È una impresa italiana partecipata dallo Stato, naturalmente, che ha saputo espandersi in giro per l'Europa comprando cantieri, e da ultimo in un'alleanza con i francesi, di cui in Italia si è molto discusso in maniera abbastanza embriaca, ma che funziona, che è una bellezza, ha una presenza importantissima nel settore militare. È facile comprendere che quel genere di presenza comporta legami e affidabilità internazionali di primissimo livello, se no non fai navi da militari o alias da guerra per altri. Avere vinto questa gara negli Stati Uniti è un segno evidentissimo, naturalmente, di grande evoluzione tecnologica, di affidabilità, di partnership, a tutti gli elementi della positività. Se l'Italia fosse quella, noi staremmo discutendo da anni di cose diverse. Davide, curiosando sui siti, ci siamo accorti di un articolo scritto e pubblicato una settimana fa quasi da Der Spiegel, che è il più grande settimanale tedesco, che classicamente ci detesta, ci ha definito scrocconi negli ultimi tempi, e ora fa marcia indietro perché dice: basta con i pregiudizi, l'Italia non è spendacciona. Che ne pensi? Oh, penso intanto che sia una cosa rilevante. Spiegel si è distinto in passato per diverse cose abbastanza suggestive, comprese le spaghetti con la pistola sopra, che doveva, in copertina, che doveva essere, diciamo, l'Italia mafia, eccetera. Tenete presente che moltissimi dei luoghi comuni di cui Der Spiegel si è fatto portatore sono luoghi comuni che noi italiani ci affanniamo ad alimentare, cioè a continuare a ripetere, e con perfetto spirito, diciamo, di unità nazionale, spesso capita che chi sta all'opposizione va nelle sedi internazionali a dire esattamente quello che dice lo Spiegel, ma proprio tale quale, quindi non è che bisogna... Perché oggi Spiegel corregge la rotta? Intanto credo che questo dipenda da un clima interno alla Germania, e cioè capiscono talmente bene che l'interesse è quello di cercare di mantenere quanto più possibile l'equilibrio all'interno dell'Unione Europea, da essere forti in quanto europei, che hanno bisogno di buttare acqua sul fuoco sui luoghi comuni che riguardano gli altri. Forse farebbe bene a pensarci anche noi. La tesi che sostiene adesso Spiegel è quella con la quale noi abbiamo sempre risposto alle critiche degli altri, cioè: sì, gli italiani spendaccioni, però è dal 1992, per la verità con l'eccezione del 2009, che l'Italia è in avanzo primario, cioè prima di pagare gli interessi sul debito pubblico, in realtà riscuote, lo Stato riscuote più di quanto spende, quindi non è molto spendaccione da questo punto di vista. Oggi lo scrive Spiegel: bene, tutti siamo d'accordo così? No, fermi un attimo. Però tra noi ci siamo sempre detti che questa condizione, che l'Italia sia dal 92 in avanzo primario, è una condizione da imbecilli, eh? Cioè questa è una colpa nostra. Fuori siamo quelli che siamo stati bravi a stare sempre in avanzo primario, quindi glielo ripetiamo in tutte le lingue, diciamo, che si parlano in giro per Europa, però in italiano, se possibile in un qualche dialetto incomprensibile agli altri, ce lo diciamo questo. Perché se tu ogni anno sei in avanzo primario e poi per pagare gli interessi sul debito pubblico vai regolarmente in deficit, e quel deficit regolarmente aumenta il tuo debito pubblico, tu sei scemo, perché devi buttare giù il debito pubblico, perché sennò quella roba lì ti impicca, ti ammazza.
E nonostante il fatto che grazie all'euro e alla Banca Centrale Europea i tassi di interesse sono molto scesi e quindi il costo del debito è più basso, noi non abbiamo fatto quella riduzione del debito. Questa è la colpa italiana, però non ditelo a quelli dello Spiegel. Davide, dobbiamo commentare le dimissioni di Francesco Basentini, capo del DAP, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. Cosa è successo e che significato hanno? Allora, forse vi ricordate che il tema si è sollevato quando c'è stata la scarcerazione del mafioso al 41 bis, perché allora il governo ha detto no, non è colpa mia. In realtà trattavasi di una decisione presa dal magistrato di sorveglianza, il quale aveva detto noi dobbiamo mandare questo, si tratta di una persona malata di cancro in condizioni abbastanza gravi e molto vicina alla fine della pena, quindi non era poi plurigastolano. Il magistrato di sorveglianza aveva chiesto al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria dove lo mettiamo, in quale istituto carcerario dove c'è un'adeguata assistenza sanitaria. Non era arrivata la risposta in tempo utile, l'hanno mandato agli arresti domiciliari e è successo il casotto sui giornali con il presunto scandalo. Dopodiché il governo è intervenuto con un decreto legge che a mio avviso è incostituzionale e incivile, cioè dice che il magistrato di sorveglianza non può stabilire queste misure se non dopo aver ascoltato il parere favorevole dell'antimafia, cioè dell'accusa, cioè una cosa che non si... il giudice subordinato a una delle parti processuali, una cosa che grida vendetta ovunque nel mondo, financo nei sistemi dittatoriali cercano di evitare di scrivere queste cose. E oggi si dice, ieri si è dimesso il capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. Ove queste dimissioni dimostrino che l'errore è stato commesso dal DAP, fatela pagare al DAP, non c'è bisogno di rendere incivile la legge italiana. Davide, adesso, visto che il tempo della quarantena è comunque ideale per immergersi in letture profonde e meditate, chiudiamo i siti, i cartacei non ci sono quasi del tutto, andiamo a curiosare sugli scaffali della libreria. Che cosa ci consigli oggi? Io come capita in questi spazi amo molto il Novecento italiano. C'è un autore del Novecento italiano che si chiama Guido Piovene. Piovene è stato autore di libri, di romanzi, per ricordarne qualcuno, Le stelle fredde, L'inverno d'un uomo felice, è stato autore di saggistica come Viaggio in Italia, che è un libro che andrebbe sempre recuperato e riletto. È stato giornalista, tra l'altro morì a Londra perché era inviato appunto a Londra, e ha scritto però un libro molto particolare, molto anti-italiano, è molto feroce con se stesso, che consiglio a tutti come metodologia, e si intitola questo libro La coda di paglia. Perché cosa succedeva? Succedeva che, essendo nato all'inizio del secolo, Guido Piovene era giovane e già desideroso di emergere, di scrivere, di fare il giornalista durante gli anni del fascismo. E durante gli anni del fascismo si distinse in pezzi fascistissimi, assolutamente, diciamo così, di appoggio sconsiderato a Mussolini. E non fosse solo questo, perché questo lo teneva insieme alla grandissima parte degli italiani, noi facciamo finta di dimenticare questo, no, recensia anche il libro di Telesio Interlandi, Contra Iudeos, che era un testo antisemita, proprio una roba di inciviltà razzista, e lui lo recensì con grandi elogi. Allora, cosa fece il Piovene degli anni successivi, perché Coda di paglia esce nel 1962? Dice, scrive questo libro, le pagine sono bellissime, dice no, io non possiamo mica uscirne dicendo ma l'ha scritto prima un altro, non possiamo mica dire ma lo scrivevano e lo dicevano tutti, non possiamo mica dire ma all'epoca questa era la cultura, no, io sono colpevole di quelle pagine, io devo riconoscere la colpa di quelle pagine e devo dirvi perché ho commesso quelle cose che oggi giudico infami, indecenti, me ne vergogno. Ma devo parlarne, perché l'unico modo per è parlare, se no fa finire che si fanno i trasformisti, cioè si passa da una parte all'altra come se niente fosse, quello che poi aveva descritto appunto Malaparte nella pelle, quello che aveva poi cantato Giorgio Gaber, vi ricordate, quelli che erano comunisti perché prima erano fascisti. Ecco, contro questo trasformismo Piovene si scagliò e ci ha lasciato questo libro, che non ha avuto la fortuna che merita, perché in realtà non è nel costume italiano. Il costume italiano è, che l'ho detto io?
Oh no, cioè, forse hai capito male, sono gli altri che lo strumentalizzano contro di me, oppure no, no, io assolutamente una cosa simile non l'ho mai detta. Ecco, lui ha avuto il coraggio di dire il contrario. L'ho detta e vi dico perché ho sbagliato. Davide, sui siti dei quotidiani stamattina troviamo anche un estratto della diretta Facebook del venerdì del governatore della Campania Vincenzo De Luca, governatore che ieri ha parlato con parole, devo dire, molto chiare ai runner. Ha detto: ho trovato gente che faceva footing in mezzo alle famiglie, questo non è possibile, e non c'erano a fare footing ragazze toniche con fuso, ho trovato vecchi cinghialoni della mia età che andavano a correre senza mascherine. Vogliamo un tuo commento anche su questo. Sui cinghialoni. Sì, per forza, ma voglio dire, dobbiamo farci un'abitudine, è un problema assolutamente anagrafico. Saremo sempre più vecchi cinghialoni, poi non tutti necessariamente a correre. Ci si può andare anche con la vecchia tuta, secondo me, un filino più elegante del fusò a quell'età. E naturalmente saranno sempre più preziose le visioni delle giovani e dei giovani, diciamo, in buona salute, perché abbiamo fatto, si sono fatti sempre meno figli. Detto questo, De Luca è uno di quei quelle persone. C'è un altro, per esempio, è stato certamente Bersani, per dirne uno, in cui l'imitazione che ne fa Crozza ha in qualche modo cambiato la percezione pubblica del personaggio. Cioè, a un certo punto non ti rendi più conto qual è Crozza che imita loro o quali sono loro che fanno come dice Crozza, ma sono diventati abbastanza simili, e questo credo che gli abbia portato fortuna dal punto di vista della popolarità. Senti, c'è un'altra metafora così animalesca che arriva in questi giorni. Senza fuso. Dai cinghiali, dai cinghialoni alle pecore, dell'immunità di gregge di cui tanto si è parlato e che il povero Boris Johnson aveva in qualche modo prospettato, che adesso viene cantata da Checco Zalone. Checco Zalone è un genio. Quello è assolutamente il genio della comicità italiana. Abbiamo altri che sono bravi, per carità, ma l'interpretazione di un periodo, di un tempo, di alcuni tic sono quelli. Naturalmente nella sua parodia della cosa non c'è l'evocazione della sofferenza, della ribellione, lo stare chiusi, o strizzatine d'occhio al colpo di Stato, oppure critiche, diciamo, a quanto sono insipienti e incapaci quelli che governano. Non c'è niente di tutto questo, viene tutto riportato a una questione molto pratica, cioè ci sono lui e lei. Per una ragione scaramantica, lei aveva detto che si sarebbe concessa il giorno tal dei tali, e accidenti, era il giorno dopo il lockdown, cioè la chiusura. E quindi i due sono costretti a delle pratiche sostitutive fantasiose che naturalmente accrescono la sofferenza di entrambe, fino al, ma non voglio svelare il finale, a un'occhiata nei confronti di una signora che stende i panni, forse meno avvenente dell'altra lei, ma raggiungibile. Quindi questo, devo dire, in questo Zalone, diciamo, è assolutamente insuperabile. Più che il dolor poté il digiuno, diceva il poeta. Quindi grazie Davide. Quello però si mangiò i figli, voglio dire, questo in fondo sì. In qualche modo è sempre comunque un lockdown, anche quello dantesco. Esatto. Grazie Davide Giacalone, come sempre, per la tua arguzia e per le analisi puntuali per la rassegna stampa. Noi ci ritroviamo domani. Grazie a voi, buona radio a tutti.